Buongiorno a tutti e grazie professore per l'introduzione, non è stata per nulla inefficiente, è stata molto invece efficiente ed efficace la sua presentazione, perché anche vedere i numeri proprio in quantità, in fatto di soldi spesi, soldi che potrebbero essere spesi meglio, è sicuramente appunto un buon punto di partenza per far percepire la serietà del problema a una platea che magari in questo caso è una platea di comunque addetti ai lavori, ma quando si vedono quei numeri, infatti ho fatto le foto, le slide che avete visto, mi vedevate con il cellulare in mano, era perché stavo già twittando un po' dei contenuti del professore che sono interessantissimi, perché appunto quelle slide servono a far capire il problema anche a coloro che del mondo accademico non si interessano normalmente, ma magari si interessano più genericamente della gestione della cosa pubblica, vedere che c'è tanti soldi pubblici, potrebbero essere spesi molto meglio, fa riflettere e quindi attira l'attenzione anche di un pubblico non è, normalmente non attento ai problemi relativi alla comunicazione scientifica. Allora, cosa faccio e da dove arrivo? È già stato detto sul libro, dove lo faccio vedere poi anche nelle slide, è questo, lo trovate interamente scaricabile online perché è a sua volta open access, è rilasciato con la licenza più open che esista, cioè la CC BY, cioè la Creative Commons BY, quella che richiede solamente l'attribuzione, quindi quanto di più vicino a una sorta di pubblico dominio che si può avere. La cosa che volevo farvi notare era cosa porta l'open access, cioè prima è arrivato uno degli organizzatori dell'evento di oggi facendo vedere che hanno acquisito un libro dalla casa editrice Edizioni, la copia diciamo, prodotta dalla casa editrice originaria, non originale ma originaria, e questi sono i risultati invece del lavoro della casa editrice interna dell'università, che ha prodotto, ovviamente manca la copertina perché la stampa a colori so che crea dei problemi e rende molto costosa la stampa, però come vedete l'interno è esattamente identico e anche il risultato è molto piacevole al tatto e alla lettura, e questo è stato possibile perché abbiamo rilasciato il libro con la licenza open, quindi questo è l'esempio di cosa. Adesso non so cosa vorrete fare di queste 5 copie se sono state portate, no, autografarle magari quello lascerei perdere, però non so se verranno poi messe a disposizione dei presenti, però ecco, per farvi capire qual è la potenza dell'open access, no? Poter fare questa cosa. Poi avevano la libertà di scelta di chiedere all'editore di spedire i libri, ma appunto se non avessimo utilizzato quella licenza, la possibilità di scelta non ci sarebbe stata, e l'unica possibilità era quella di appunto ordinare le copie della casa editrice originaria. Invece in questo caso avete a disposizione delle copie che sono anche qualitativamente gradevoli e di facile fruizione e lettura, prodotte da una casa editrice che non è quella originale, quindi questo è esattamente il senso. Allora, come vedete dal titolo, questa mattina la giornata è stata strutturata in due momenti, diciamo, la mattina e il pomeriggio, secondo quanto richiesto dagli organizzatori, la mattina più orientata sul tema degli open science data, comunque io ho messo il titolo open access e open science data perché comunque si parla del movimento open access, però appunto cercheremo di fare un focus sull'aspetto della diffusione dei dati scientifici, alcuni parlano anche di open research data, quindi a seconda del termine che vogliamo utilizzare, però come spiegherò dopo più o meno si parla dello stesso fenomeno. Nel pomeriggio sarà più invece orientato a il corso di formazione su come fare open access genericamente e come rilasciare open science data. Ok, quindi però questa mattina abbiamo due momenti con una pausa caffè in mezzo. Come vedete stiamo facendo le riprese, lo sottolineo perché cercheremo poi di fare un... credo che sia utile, poi qui abbiamo già una quarantina di persone, però che questo momento d'approfondimento sia poi messo a disposizione di un pubblico più ampio che poi in un secondo momento andare su YouTube o su Facebook a riguardarsi il video. Questi sono i miei riferimenti online, più che altro appunto vi segnalo a parte il mio blog dove costantemente pubblico aggiornamenti su questi argomenti. Uno dei più recenti è appunto un post sulla questione degli avvocati di Elsevier e dei grandi editori scientifici contro ResearchGate. C'è stata una diatriba divertente solamente un mesetto fa, e potete leggere proprio la lettera di diffida degli avvocati.
No, più che altro Twitter e la pagina Facebook, perché se qualcuno vuole, come avete visto prima, vi mando il cellulare, ho fatto qualche foto, già qualche filmato, se qualcuno vuole durante questa giornata fare foto e pubblicare, che ne so, le slide, qualche commento, a me fa piacere, stasera poi in hotel me li riguardo tutti, li ritwitto e poi slash share, perché stasera, se tutto va bene, se non trovo errori, non mi viene in mente di cambiare qualcosa nelle slide, già avrete a disposizione sul mio slash share le slide di questa mia giornata di formazione. Basta, quindi possiamo procedere con la prima parte. Quindi la prima parte è orientata a far percepire, questo mi è stato espressamente richiesto dagli organizzatori, a far percepire la differenza concettuale tra, appunto, tra open data, inteso come open data della pubblica amministrazione, tema di cui si parla da circa 8-9 anni, e Open Science Data, che invece è un tema leggermente più nuovo, che è emerso soprattutto con Horizon 2020 nell'ambito dell'Unione Europea, e quindi questa prima parte sarà dedicata appunto a sottolineare le differenze. Una prima sottoparte, appunto, per introdurvi per farvi capire quali sono le tutele che il diritto alla proprietà intellettuale, così genericamente chiamato, applica ai dati, perché genericamente si dice che ci sia un copyright sui dati, ma in realtà non è propriamente così. Adesso vi spiegherò in quali termini vi propongo questa riflessione. Allora, innanzitutto cerchiamo di capire che cosa intendiamo per dati. Io ho a che fare spesso con gli informatici e mi rendo conto che per loro il concetto di dati è diverso dal concetto che ho io da giurista di dati. Per un informatico, dati sono tutte quelle cose che possono essere memorizzate su una memoria, che sia una scheda, un hard disk o un CD-ROM, no? Per me, giurista, dati sono le singole informazioni che poi compongono una banca dati, ok? Quindi già la percezione è diversa. Perché? Perché per l'informatico, che questi dati siano una raccolta di fotografie, dei file di testo, dei documenti PDF o del codice sorgente del software, per lui, per un informatico, è comunque una massa di dati, quindi qualcosa che viene digitalizzato e memorizzato sul supporto informatico. Per il diritto c'è invece una distinzione ben chiara tra contenuti e dati. I contenuti creativi, quindi, un libro, una monografia, un articolo, un'immagine, un'infografica, una fotografia, hanno una tutela che è squisitamente di diritto d'autore, cioè quindi sono l'oggetto principale della tutela del diritto d'autore, cioè le opere dell'ingegno di carattere creativo, come le definisce l'articolo 1 della nostra legge. I dati sono invece quelle singole informazioni che possono essere raccolte e riorganizzate all'interno della banca dati, e quindi vanno sotto un altro tipo di tutela che vedremo dopo. Si chiama diritto sui generis in alcuni casi. Però ecco, questa prima slide l'ho trovata online, citato la fonte nel link che vedete sotto, già cerca di farvi capire una differenza concettuale importante, quella tra dato e informazione. Il dato crudo è un dato che, come dire, è granulare, quindi non è ancora sufficiente a fornire un'informazione. Organizzato in un certo modo, riorganizzato in un certo modo, ci propone l'informazione, che è in questo caso un planisfero, una mappa del mondo. Ok? Mi chiedo, esiste un copyright sui dati, cioè sulle singole informazioni? Avrei potuto fare un'altra slide, ad esempio. Ipotizziamo che ci serva ricerca su le cime più alte di tutta la catena montuosa delle Alpi, ad esempio. Se io ho dei singoli dati numerici, 4.850, 3.000, e non li collego ai nomi delle cime, quella lì non è ancora un'informazione, ok? È uno strato di dati, cioè sono dei dati numerici, che però non essendo collegati ai nomi delle varie, dei massicci, delle cime, non mi danno l'informazione che mi interessa, ok? Però quella colonna di dati, cioè la parte numerica, è già un dato che
viene raccolto ad esempio all'interno di una banca dati, organizzata in un certo modo, mi fornisce l'informazione. Io quello che cerco di farvi, su cui cerco di farvi riflettere, è se esista o non esista una tutela di proprietà intellettuale sul singolo dato granulare. Quindi la domanda che faccio è questa: esiste un copyright sui semplici dati, sui meri dati? E la risposta l'ho scritta col carattere più grosso che le slide mi permettevano, ovvero no. Okay? Usciamo, perché è una leggenda che spesso sento, ma non esiste ad oggi, e per fortuna, un diritto di proprietà intellettuale, uno strumento di proprietà intellettuale che mi vada a tutelare la singola informazione, cioè il fatto che il Monte Bianco sia alto a 4.000 e tot metri, quella singola informazione non appartiene a nessuno, nessuno può vietare a qualcun altro di utilizzare quell'informazione. Se però, come dicevo prima, infatti c'è un però, come vedete sotto il no, se però questa informazione è, diciamo, mescolate insieme a tutte le informazioni relative alle cime della catena montuosa alpina e organizzate con certi criteri, allora questo diventa una banca dati, e allora, essendo organizzato sotto forma di banca dati, ecco che esiste effettivamente una forma di copyright. In realtà forse copyright non è il nome più adatto, perché come vedete viene chiamato diritto sui generis, non a caso, perché era un diritto che quando è nato nel 1996 per, diciamo, su stimolo di una direttiva europea che appunto ha chiesto a tutti i paesi dell'Unione Europea negli anni 90 di creare una normativa che andasse in questa direzione, cioè, adesso vi spiego, di creare una sorta di tutela specifica per le banche dati. Vedete che appunto, se si chiama diritto sui generis è perché non esisteva nessun tipo di altro diritto che assomigliasse, che facesse quel lavoro. Quindi, anche se non esiste un copyright sui dati in sé, tuttavia esiste uno strano diritto chiamato diritto sui generis che tutela i dati quando sono raccolti e organizzati all'interno di banche dati. In realtà, anche prima del 96, cioè della nascita di questo diritto, diciamo, con l'approvazione della direttiva sulla tutela delle banche dati con diritto sui generis, si ipotizzava la tutela delle banche dati attraverso il copyright, quindi lo strumento classico, il diritto d'autore. Ma quello funzionava solamente quando le banche dati erano creative, cioè avevano quel requisito fondamentale che fa scattare la tutela di diritto d'autore o di copyright, come se vogliamo chiamarlo all'anglosassone, cioè il fatto che ci sia un'attività creativa. Non tutte le banche dati però riescono ad avere questo requisito di creatività. Perché? Perché ci sono banche dati, passatemi il termine ovviamente ironico, ignoranti, che sono organizzate secondo criteri non creativi, ma secondo criteri necessitati, no? Esempio, l'elenco telefonico, le pagine bianche. Le pagine bianche sono tutti gli effetti una banca dati, viene usato come esempio di scuola al corso di diritto industriale per far capire che una banca dati può essere in realtà anche cartacea. Noi pensiamo alla banca dati, quella che fruiamo attraverso supporti digitali, ma in realtà le pagine bianche che ci vengono portate, le pagine gialle anche, per comunque le pagine bianche rende più l'idea, perché sono proprio in ordine alfabetico e gestite per paese, per comune, no? Quindi è una banca dati, perché dico ignorante? Perché non segue un criterio creativo, ma deve essere necessariamente, perché sennò non sarebbe fruibile, organizzata in ordine alfabetico e in ordine geografico, quindi a seconda del comune, tutte le persone che hanno il nome, una linea telefonica intestata al loro nome, vengono inserite in questa banca dati. In questo modo è resa fruibile. Quella roba lì non è tutelabile con diritto d'autore. Perché? Perché chiunque potrebbe farlo, chiunque la facesse la farebbe in quel modo lì. Ok? Quindi non ha quel carattere creativo necessario, sufficiente per essere tutelata con diritto d'autore. Ciò nonostante, una banca dati di quel tipo richiede un rilevante investimento. Sapete cosa vuol dire? Realizzare, ma soprattutto mantenere aggiornato un elenco telefonico di una città importante, di 2 o 3 milioni di abitanti, no? E quindi chi realizza questo tipo di opere spinge affinché ci sia una tutela per il loro lavoro. Il diritto d'autore classico non riusciva ad arrivare a tanto. Ecco perché l'Unione Europea ha deciso di inventarsi questo diritto chiamato diritto sui generis, che arriva invece a tutelare anche le banche dati quando non sono creative. Ok? Quando sono realizzate secondo criteri non creativi. Questo diritto, come vi spiego, esiste solo in Europa e in qualche altro stato
fuori dall'Europa, però quello che mi interessava sottolineare è che non esiste ad esempio in paesi come gli Stati Uniti, e quindi crea ovviamente alcuni problemi di compatibilità fra legislazioni, perché se siamo in Europa abbiamo questo diritto, quando esportiamo il nostro prodotto negli Stati Uniti non lo abbiamo, quindi dobbiamo considerare la differenza e viceversa, e questa differenza si è sentita quando sono state scritte le licenze Creative Commons fino alla versione 3. Infatti le licenze Creative Commons, essendo gli strumenti nati in California e poi esportati in tutto il mondo, non consideravano questo diritto, ed è il motivo per cui le 4.0 sono le licenze, sono molto diverse rispetto alle tre versioni precedenti, però appunto è un diritto che abbiamo in Europa e che funziona secondo i principi che adesso vi vado velocemente a spiegare. Quindi importante è, per rispondere alla domanda se esiste o non esiste un copyright sui semplici dati, è che tecnicamente non sono mai i dati in sé ad essere tutelati, ma le banche dati, poi possiamo chiamarla col termine anglosassone database. In altre parole, i dati sono tutelati solo in quanto aggregati e organizzati in un database, e solo se questo database ha richiesto un rilevante investimento per la sua realizzazione. Cioè, per il diritto sui generis, il requisito che fa scattare la tutela e che fa sì che il titolare possa esercitare questo diritto non è la creatività, non è il carattere creativo, come succede invece per tutte le altre opere previste dal diritto della proprietà intellettuale, ma è il rilevante investimento, che è ben diverso, se capite. Non è tanto lo spunto creativo e l'attività intellettuale, ma è il fatto che sia stato questo database abbia richiesto un rilevante investimento, non è necessariamente in termini economici, ma è un rilevante investimento anche ad esempio a livello di risorse umane. Tante persone che hanno dovuto realizzare, raccogliere i dati e realizzare la banca dati. Ok? E in quali termini? Come funziona questo diritto? Questa slide cerca di farvi capire la situazione che si crea, no? Vedete che ho messo a sinistra, cioè sottolineato che i semplici dati, le singole informazioni non hanno nessuna tutela, quindi non c'è una tutela per il singolo dato. Se questo singolo dato viene inserito in un database non creativo, allora viene tutelato col solo diritto sui generis. Se il database è creativo, ovviamente si sovrappongono i due tipi di tutela, perché il diritto sui generis c'è comunque, ma diventa tutelato anche con diritto d'autore. E quindi a tutti gli effetti un database creativo è tutelato anche con il copyright classico. Per farvi un esempio di differenza, allora il database non creativo è quello che vi ho detto prima, l'elenco telefonico organizzato in ordine alfabetico. Il database creativo, ad esempio, è un database di... possiamo prendere l'esempio di un database di fotografie, un archivio fotografico, in cui le fotografie non sono messe in ordine, che ne so, di data di scatto, ma sono messe in ordine per, stile di fotografia. Quindi chiamo un esperto di storia dell'arte o di fotografia che mi riorganizza il database secondo criteri, per esempio, storici, stilistici. Allora, in quel caso c'è una scelta intellettuale specifica, e quindi in quel modo si aggiunge quel livello di tutela che è invece più simile al diritto d'autore, perché appunto c'è lo spunto creativo, e quindi a tutti gli effetti diventa opera dell'ingegno di carattere creativo la banca dati, quindi diventa tutelata da questo doppio livello. Vedete com'è complessa la questione? Quindi quando ho a che fare con le banche dati devo anche interrogarmi se la banca dati che sto realizzando sia o non sia creativa, per capire se il titolare dei diritti può esercitare tutte e due le tutele. Ci sono domande su questa parte? Ok. Quello che volevo sottolinearvi nella slide, l'ho messo, ma in effetti forse ci stava, è il fatto che la tutela di diritto sui generis copre cosa? Vieta, cioè il titolare del diritto sui generis, che si chiama non autore della banca dati, ma costitutore della banca dati, e anche questo non è un caso, perché autore ci sta sottolineando, la parola autore ci sottolinea che ci sia un'attività creativa, ma in questo caso non c'è attività creativa, quindi hanno dovuto scegliere un termine più asettico, e quindi hanno utilizzato costitutore. Nella versione inglese della direttiva si parla di maker, okay, che è il creatore ma nel senso più generico, non autor. In italiano è stato portato con costitutore della banca dati. Il costitutore della banca dati può vietare operazioni di estrazione e riutilizzo di masse di dati presi dalla sua banca dati. Quindi colui che esercita un diritto sui generis sul suo database non creativo può evitare che altri soggetti estraggano parti massicce, sostanziali
di dati dalla sua banca dati. Ok? Questo è come il diritto sui generis, come dire, tutela l'attività del costruttore di banca dati. Ok? Fino a qua è chiaro? Perché se non capiamo questo passaggio, capisco che sia la parte forse un po' più noiosa perché è la parte più giuridica, però almeno dopo capiamo perché parliamo di open data e in quali termini. Perché essendoci questi diritti sui dati, soprattutto questo, quando ci sono dati, database non creativi, si pone il problema che sostanzialmente se non metto una licenza open sul mio dataset, il dataset non è veramente open, perché il titolare, colui che ha creato la banca dati, quindi in questo caso costitutore della banca dati, può sempre esercitare un diritto sui generis sulla banca dati. Ecco perché nasce tutto il dibattito sull'open data che adesso andiamo ad approfondire, e lo vedremo sia dal lato degli open data della pubblica amministrazione più generici, e poi entreremo nella seconda parte, nella parte diciamo sugli open data scientifici, gli open data della ricerca.